Calcio e motori, una combinazione formidabile. Due passioni che da sempre sono in simbiosi. Controllare un pallone e guidare un'auto sembrano due esercizi semplici, ma non è così. Power 11 vi aiuterà a capire tutti i rischi e i pericoli da evitare alla guida di un'auto. In ogni puntata, un simbolo della AS Roma sarà impegnato in prove di guida sicura, test di abilità, prontezza e sicurezza. Ad assistere giallorossi durante i vari esercizi ci sarà Gabriele Tarquini. 78 Gran Premi di Formula 1 disputati, un titolo British Tour Car Championship, un campionato europeo turismo, un WTCC e un altro titolo mondiale nel circuito FIA WTCR. Semaforo verde, Power 11, inizia! Il centro di formazione Bridgestone di Aprilia sta per accogliere un nuovo ospite, pronto a cimentarsi nelle prove di guida sicura di Power 11. Benvenuti a Power 11. Siamo nel centro di sviluppo pneumatici e formazioni della Bridgestone. In questo centro, uno dei più grandi e moderni d'Europa, si sviluppano pneumatici e soluzioni innovative di mobilità. Ma utilizzeremo oggi questo centro per un corso di guida sicura con uno dei simboli del calcio giallorosso. Andiamo a vedere chi è. Vincent Candelà ha vestito la maglia giallorossa dal 1995 al 2005, giocando più di 200 partite con la Roma. Nel 1998 è diventato campione del mondo con la nazionale della Francia, mentre nel 2000 ha conquistato, sempre con i blu, il titolo europeo. Ma l'alloro più importante è sicuramente lo scudetto del 2001, vinto da protagonista con la Roma. Nel 2014 viene inserito nell'arca della gloria del club capitolino, diventando un membro della Hall of Fame. Siamo a Monte Carlo. No, niente corse, niente curva, ecco, del tabaccaio. Benvenuto Vincent. Come va? Bene, oggi utilizzeremo questa struttura per fare un corso di guida sicura e approfondire delle tecniche di guida. Perfetto. Dai, vieni in pista. Come in pista? Niente corsa, mi hai detto. Aspetta, sì, è no. Vero, ma andiamo in pista uguale. Ah, dai. Ok, va bene, va bene, va bene. Gabriele Tarquini e Vincent Candelà, a bordo della Hyundai Santa Fe Excellence da 200 cavalli a trazione integrale, raggiungono il tracciato preparato per le prove di guida sicura. Si tratta del Mini Black Lake. La prima prova consiste nella manovra del sottosterzo. L'effetto si ottiene percorrendo una curva a velocità costante su di un asfalto a bassa aderenza, girando velocemente ed eccessivamente il volante per inserire in curva la macchina. Utilità. Con un asfalto a bassa aderenza bisogna essere molto precisi nel giudicare l'angolo di sterzo migliore per rimanere nella traiettoria ideale e non uscire dalla sede stradale. Difficoltà. Se la vettura va in sottosterzo, bisogna avere la freddezza di ridurre l'angolo di sterzo per avere una buona aderenza sull'asse anteriore. Questo è un esercizio per spiegare che cos'è il feeling del sottosterzo. Il sottosterzo è quando la macchina tende ad andare dritta, cioè non prende grip sulla ruota anteriore e ti allarga la traiettoria. Da Vincent mi aspetto grandi gol sul campo da calcio, ha fatto sognare tanti amanti di questo sport. Mi aspetto una persona che si voglia mettere anche in discussione. Quando la macchina va dritta non serve girare di più, perché se la macchina non prende grip, più dai angolo di sterzo, più la macchina va dritta. Okay. Allora, Gabriele è un personaggio, sicuramente è un campione del mondo, e si vede, ha una velocità, ma non in macchina, anche del pensiero, quindi mi è piaciuto tanto. Quindi bisogna ridurre la velocità senza frenare e chiudere un po' il raggio di sterzato, in modo che la macchina riprende grip e ci fa finire la curva. Io sono abbastanza positivo. Questa è una cosa che nella realtà può succedere. Succede, certo. Alcune volte. L'ho fatto 20 anni fa, ho preso il muro. Ti è successo? Sì, ma sono andato dritto però. ci ho provato. E poi io pensavo, con gomma più larga tiene meglio anche quando piove, però delle volte quello che vedevo, magari la macchina piccola, quelle come me, andavo più veloce di me. Sì.
perché in effetti quando tu hai una superficie a bassa aderenza, la gomma grande, la gomma larga non ti serve a granché, anzi può essere in qualche caso anche peggiorativa, perché in termini di aquaplaning, soprattutto se non hai una gomma nuova, quello, quando c'era veramente il diluvio, certo. Io ho fatto, oppure sulla neve, tu vedi le gare che fanno i rallisti sulla neve, le gomme sono piccole. Andiamo tutti in automatico e abbiamo i controlli di sicurezza disinseriti a circa 75-80 km all'ora. Ah, eccola. Giri adesso qui. Vedi che richiudo un po' il volante, prende grip e finisco la curva. Interessante. Adesso Vincent, tocca a te. Deve essere più o meno così, va bene? Però questa è la cosa fondamentale per essere reattivo, devi mettere i pollici qua e devi impugnarlo sempre così il volante. Così? Esatto, sì. E lo tengo così, sì. Quando gira? Poi quando fai la manovra rapida, chiaramente le stacchi, però per guidare, esatto, così e poi riduci. Tanto il primo lo faccio piano. Sì, ma fallo come ti senti, non... Va bene, ci vuole. Diciamo che per avere un sottosterzo almeno devi entrare a 60, no? Ok, e poi girare. Poi gira, quando finisce l'ultimo birillo giri velocemente. Gira, 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 veloce, veloce, veloce. No, frena, no. frena. No, sai che cosa è successo? Tu hai girato per fare la curva. La curva l'hai fatta. E l'hai fatta anche bene. Ok. Devi girare velocemente il volante. Ok. Mettiti a 70, guarda lì. 65, vabbè. Basta, così ecco. Va bene, tienilo costante. Okay. Abbiamo ammazzato un po' di birilli. La velocità era bassa, quindi ti ha preso subito, però all'inizio l'hai sentito che la macchina è andata dritta. Ma allora lo devi fare un po' più larga allora. No, dovevi farlo un po' più veloce. Ok. Tieni velocità costante, così, tieni costante. Vai, gira. Perfetto. Pensando alla prima prova, è stato reattivo, veloce con le braccia, capace di sentire il sottosterzo della macchina. Questa volta sono riuscito al capiste grande a recuperare, quindi non è facile. Una volta che ha capito il meccanismo, secondo me ti dà una grande mano. Hai acceso anche i terzi, vedi? Eh sì, perché piovevo, facciamo tutto bene, no? Bravo, bravo. Grazie. Gli ho dato 3 su 5. E quindi ho superato la media, quindi io sono molto soddisfatto. Terminato il primo esercizio e dopo aver appreso il punteggio ottenuto, Candelà viene messo alla prova da Gabriele Tarquini in un test di manualità dal sapore vintage. Pensando, prima di iniziare il secondo esercizio, ti voglio far scaldare un po' con le mani. L'hai mai cambiato una gomma? Come no? Più di una volta. Ora tocca all'estroso calciatore francese porre rimedio. Allora, c'è una cosa di sicurezza, il giacchetto, eh? Tutto a posto. Oh. Pausa. Chiamiamo rinforzi? Vedere come si controlla. Oh, pole! Ma il controllo ce l'hai, eh? Ancora ce l'ho. Non te l'aspettavi, Gabriele? No, la tecnica ce l'hai. Un po' lento, forse mia moglie faceva più in fretta. Non so, buono sull'appia. Ho preso l'appia antica. C'era una signora che non ce la faceva. Mi sono fermato. Bravo. Questo si chiama educazione. L'ho cambiato. E lei mi voleva ringraziare. Sì. Ti do il mio numero. Io dico no, guarda, non lo voglio. Perché se no dopo c'è. Non si capisce bene perché mi sono fermato. E quindi non l'ho preso il numero. Sempre aiutare chi ha bisogno. Così si deve fare, no? Ok. Beh, dai. Insomma, ci hai messo un po' di tempo. È andato bene. Ci hai messo un po' di tempo perché non sei più allenato. Nessuno è perfetto, giustamente. Però io ti consiglio o di chiamare il carro attrezzi oppure di comprare una run flat, così sei tranquillo e puoi andare anche con la gomma sgonfia.
La seconda prova consiste nel cambio di direzione a velocità costante. L'esercizio si effettua a 70 km orari, con cambio di traiettoria sinistra-destra e frenata con l'auto in posizione dritta. Utilità dell'esercizio. Serve a schivare un ostacolo o un'autovettura ferma in autostrada o su una strada a due corsie con possibilità di cambio di carreggiata. La difficoltà. Tendenzialmente si tende a frenare nel cambio di direzione con conseguente perdita di aderenza e probabile sovrasterzo nel richiamo destra-sinistra. Facciamo un esercizio di schivata di un ostacolo su una strada a doppia carreggiata, che è una cosa che può succedere anche nella vita normale. Nella seconda prova ci servirà qualcosa di più, perché oltre alla velocità di base che lui ha, servono anche delle nozioni di guida, quindi il cambio di direzione. Io penso che ce la possa fare. C'è spazio di fianco. Senza frenare, certo. Faccio il cambio di direzione, poi appena sono dritto freno. Alla Cafu. Sì. Alla Cafu. Cambio di direzione molto veloce. Sì, lui lo facevo molto bene. La seconda prova era molto più difficile perché bisogna andare contemporaneamente veloce, frenare e controllare un po' la macchina. Ci lanciamo come prima. Ok, va bene, ecco, ok. Hop. Senza toccare il pirino. Senza toccare, no, non abbiamo battuto neanche uno. Ti do 5 su 5. Vai, falla 60, vai. 60, vai, così. Vai. Frena. Devi fermarti prima possibile. Però sei stato reattivo, cioè nel senso che adesso l'hai fatto a 60. Ci sto. Però l'hai fatto veloce. Cioè la schivata a sinistra e a destra l'hai fatto veloce. No. Vai. Così. Vai! Hai visto? È andato bene. Il burro l'avevo visto. No. Sono stato a 70, 72. Vabbè. Bravo. Vai. Vai! Bravo. Adesso l'hai fatto alla stessa velocità, sei passato un po' più largo sul muro. Non mi sono spaventato. È stato molto più bravo di quello che io mi aspettassi. Ha fatto l'esercizio senza commettere alcun errore. Gli ho dato il massimo dei voti. Io ti darei 5 su 5. Mi ha dato 5 su 5, quindi è andato bene. Non ho preso neanche un birilla, neanche il muro. Ho preso lo stesso voto che mi hai dato a me. Cafu non male, però pure Candelà, allora è andato. Perché proprio pensavo che... Toccavi il muro di qua, invece sei riuscito a passare al millimetro. Frena! Il muro l'avevo visto così. Dopo i due esercizi di guida sicura, è arrivata l'opportunità per Gabriele Tarquini di mettere alla prova Vincent su un test molto più ampio e vario. Il circuito cittadino. Su questo breve tracciato, il pilota dovrà fare molta attenzione ai pericoli che spesso possono capitare durante un tragitto in città. Gli imprevisti possono essere rappresentati da ostacoli improvvisi, cambi di direzione e frenate d'emergenza. Adesso andiamo nel traffico cittadino, dove ci sono degli imprevisti e delle volte è più difficile che guidare in pista, perché chiaramente succedono delle cose e bisogna reagire. Bisogna stare attenti, vediamo che cosa mi ha preparato. Sicuramente a città come Roma bisogna stare molto attento, quindi sono pronto, però sono un po' curioso di capire che ci sarà. Ce la potrebbe fare nella prova finale, però può darsi anche che la sua esuberanza lo porti a fare qualcosa di sbagliato. Segui la riga dei birilli in mezzo, 40-45. Quindi c'hai una curva qui e qui, frena! Ecco! Per momenti. Abbiamo il ciclista che vuole attraversare. Prego, ci mancherebbe, signore. Va bene. C'è anche il cappellino della Roma, vedi? Ti sei fermato al limite, ma ti sei fermato. Adesso ripartiamo. Bella maglia, noi siamo la Roma. Esatto, bella maglia. Complimenti, signore. Arrivederci. Segui sempre i birilli. Vai. Più forte. Vai. Qui. Bravo. Che cosa c'è? Passaggio pedonale. Sempre della Roma. Sempre uno della Roma, siamo a Roma.
precedenza, chiaramente okay. Bisogna dare la precedenza ai pedoni perché c'era un attraversamento pedonale. Lì con... l'ho fatto in tempo perché andavo 40. Tranquillo. 60, segui Birilli. Ecco il ciclista, schiva, bravo. Pensavo che sbagliasse qualcosa, non vedesse un pedone, una bicicletta, invece si è fermato sempre, ha avuto una prontezza di riflessi anche non usuale. Beh, difficili, succede spesso, gente che attraversa i biciclette. Diciamolo senza telefono. 75, sì. Ah, vai, 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 75. Vai, frena! Giù, 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 giù. Abbiamo ammazzato qualche paparello. Ah, okay. No, non si muovono ancora. Hai acciaccato qualche papera e qui ti do 2 su 5. Aia. Pensare, le prove di guida sicura sono finite. Adesso ti faccio vedere come si corre su una vera macchina sportiva. Aspetta, io mi ricordo benissimo, mi ha detto non si corre. Tarquini è deciso a regalare a Vincent un finale di giornata da brividi. Mi fido. Utilizzerà per questi giri veloci una Hyundai i30 Fastback N da 275 cavalli. Un'auto alimentata da un motore 4 cilindri 2000 turbo benzina a iniezione diretta, con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 6,1 secondi e una velocità massima di 250 km orari. Ma la cintura funziona, tutto a posto. Candelà è pronto per un'esperienza ad alta velocità. Si parte! Sei concentrato? Nell'ovale, il primo circuito, la Hyundai guidata da Tarquini raggiunge punte di velocità altissime. La sensazione è strana? Ammazza, è strana, sì. La pista è caratterizzata da 2 curve paraboliche, ognuna lunga 1 chilometro, che raccordano i 2 rettilinei lunghi anche loro 1 chilometro e larghi 35 metri, e il cui scopo è quello di mantenere alta la marcia dell'auto. La velocità massima consentita è di 250 km orari. Tutto a posto. È impressionante, però molto piacevole. L'ovale che ha regalato divertimento e una bella sensazione a Vincent è in realtà solo una prova di riscaldamento. A seguire, l'auto fa il suo ingresso nel dry handling. Ora si fa sul serio. Curva dopo curva, Candelà scopre tutta l'esperienza e la destrezza del campione del mondo WTCR al volante della Hyundai i30 Fastback N da 275 cavalli. Ti ricordo tutte le curve. Tu non te le ricordi? No. Insieme a te, eh? Comincia a sudare. Interessante così. E cominciamo a tirare un po'. Sì, sì. Lì si gira. Ore. Sai che abbiamo finito. Dai, un altro giro. Allora. Sì, ho capito bene, ho perso un paio di chili, eh. Bravo Gabriele, 5 su 5 ti do. Ole! Adesso te la ricordo. Sì, sì, adesso sì. Pazzo, bisogna avere una concentrazione. Sì, perché la macchina ce l'hai praticamente sulle uova. Sempre, se non lo provo non lo può immaginare, no, sì, è vero. Ma...
Le attività finali sono state ricreative per Vincent, perché ho guidato solo io. Giornata bellissima, molto speciale, e che mi ha portato tanto a livello della guida, veramente molto interessante. Prima nell'ovale e poi nell'handling, ma io penso si sia divertito, soprattutto nell'handling ha provato delle emozioni diverse, ha provato delle velocità in curva. A parte la fine, quando ha guidato abbastanza veloce. Perché nell'ovale abbiamo raggiunto 250 km all'ora nei rettilini, 200 km all'ora nelle paraboliche. Diciamo che ho frenato pure io insieme a lui, perché è stato molto impressionante. Ma al di là dell'aspetto didattico e del divertimento puro, io penso che lui sia cresciuto durante la giornata e abbia ottenuto un gran bel punteggio. Vincent Candelà ha ottenuto questi punteggi al termine della sua esperienza in Power 11, per un totale di 12 punti. Allora Vincent, com'è andata? Benissimo, grazie. Sicuramente guiderò diversamente adesso. Quando esci, se buchi, sai che cosa devi fare? Certo, ti chiamo. Ciao. Ciao. La giornata volge al termine. È stata sicuramente un'esperienza coinvolgente e formativa, ma ora per Vincent è arrivato il momento di lasciare il centro Bridgestone e fare ritorno a casa. Al volante sì, sono un computer, ma la freddezza può salvarmi la vita. La precisione e la freddezza che mi si attribuisce mi sono quindi care. Niki Lauda.